29esima giornata di campionato amara per la SD Don Bosco Manduria, che perde 2-0 in casa contro il Real Paradiso Brindisi, al termine di un match comunque giocato bene dai messapici, soprattutto nel primo tempo. Il match inizia con oltre un'ora di ritardo per problemi legati al direttore di gara. L'arbitro designato ha dato forfè ed è stato chiamato Tomasi di Lecce. Le formazioni delle due squadre in campo: Real Paradiso Brindisi in campo con Sergi, Martella, Vantaggiato, Stabile, Lotito, Borromeo, Moti, Allegrini, Crupi, Margarito, a disposizione Napolitano, Guastella, Baldassarre, Brigante, Riso, Pirelli, Enrico, l'ex di turno, allenatore mister Marangio. ASD Don Bosco Manduria in campo con Pastorelli, Nodriano, Di Manzo, Brunetti Alessio, Daggiano, Brunetti Stefano, Di Stratis, Buccolieri, Lionetti, Fistetto, Gallone, a disposizione Chiego, D'Ambrogio, Carvignese, Gennari, Giuliano, Modeo, Tornese, allenatore mister Gioia. Con le immagini del match andiamo al 12esimo minuto. Calcio di punizione di Lotito. La traiettoria è precisa, ma Pastorelli è attento a non farsi sorprendere. Al 16esimo Crupi prende il tempo a tutti, ma il suo colpo di testa finisce altissimo. Al 20esimo si vede la SD. Non si intendono i centrali difensivi del Real Paradiso. Prova ad approfittarne Gallone, ma Stabile anticipa tutti. Al 23esimo Rini, il più pericoloso dei suoi, approfitta del velo di Crupi e prova il destro che chiama in causa Pastorelli. Ottima la risposta del portiere manduriano che devia in angolo. Ci prova Motti al 27esimo minuto con una sventola da fuori area che chiama in causa Pastorelli. Il volo del portiere della SD Don Bosco per smanacciare il pallone in calcio d'angolo. Azione più clamorosa del primo tempo arriva al 38esimo minuto. Di Manzo si invola sulla fascia sinistra, 1-2 con Fistetto. Il terzino della SD si trova solo di fronte a Sergi, ma invece di calciare in porta prova l'assist per Lionetti, ma sbaglia la misura del passaggio. Mani tra i capelli per tutti i tifosi presenti allo stadio Dimitri. La SD ci crede e dopo 2 minuti Fistetto con il suo sinistro ci prova dai 30 metri, ma il portiere del Real Paradiso smanaccia evitando il peggio. Il secondo tempo inizia esattamente come quello contro il Mottola. Passano appena 29 secondi, cross dalla sinistra di Margarito e incornata del numero 10 Rini, non un gigante, che approfitta di una dormita generale della difesa della SD ed in particolare del portiere Pastorelli. 1-0 per il Real Paradiso Brindisi. Al settimo l'imprendibile Margarito si fa largo sulla fascia sinistra. Il cross è sempre per Rini, che ancora di testa fa tremare la SD. Il palo salva la formazione di mister Gioia. Al 22esimo minuto ASD furiosa con l'arbitro. Di Manzo è un fulmine e arriva prima del diretto marcatore sul pallone. Scivolata del numero 6 Borromeo, che prende nettamente il terzino messapico. Per Tomasi non c'è nulla, ma i dubbi sono tanti. Di Manzo, poco dopo, viene espulso per proteste dal direttore di gara. Al 30esimo minuto è Real Paradiso che protesta. Dopo una bella azione sulla fascia sinistra, il pallone arriva a Rini, che mette dentro da pochi passi, ma Tomasi annulla per dubbio fuori gioco. Rini però può festeggiare 3 minuti più tardi. Angolo di Lotito e ancora il numero 10 del Real Paradiso che di testa mette dentro. Gol fotocopia al primo, ancora una volta Pastorelli esce a vuoto. Nel finale espulso Motti per gioco scorretto a palla ferma, mentre Lionetti va vicino al gol con un bel colpo di testa su punizione calciata da Fistetto. Un passo falso che complica la classifica dell'SD, con il palagiano che nello scontro diretto contro il Capurso pareggia e si porta a più 5 dalla formazione di mister Gioia, che domenica dovrà affrontare il Laterza, quinto in classifica, che lotterà per volare ai playoff. Altro match difficile che dovrà essere affrontato con lo stesso spirito del primo tempo disputato contro il Real Paradiso Brindisi. Solo in questo modo si potranno sognare i playout in casa. Manduria 0, Real Paradiso Brindisi 2, siamo qui con il direttore generale della SD Don Bosco Manduria. Direttore, non era questa la partita da vincere, no? Non era questa la partita da vincere, però noi ci abbiamo provato, ecco. Cioè, siamo stati anche un po' condizionati dalla sfortuna, ecco. Abbiamo avuto due occasioni limpide in cui poter segnare, ma purtroppo siamo stati sfortunati. Poi sull'1-0 per loro abbiamo avuto un rigore a mio parere abbastanza netto, però ripeto, poi ci sarete voi a dirci la verità, ecco. Lei ha parlato giustamente del primo tempo molto sfortunato, quell'azione di Manzo, c'è stata anche l'azione di Fistetto, peccato, no? Soprattutto perché davanti a queste squadre più blasonate, più forti tecnicamente, bisognerebbe puntare su quelle occasioni, no? Certo, ma in effetti noi sostanzialmente con le squadre diciamo più di rango riusciamo sempre ad esprimere bel gioco, e oggi tutto sommato il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, anzi forse analizzando un po' la situazione potevamo stare anche sull'1-0 per noi senza alcun problema, visto le due occasioni, ecco. Le faccio invece l'ultima domanda riguardante il prossimo impegno di campionato, si gioca la terza, un'altra partita difficile, no? È una partita difficile, ma noi andiamo sempre per giocare e per cercare di fare la nostra partita e chissà, magari portare via anche qualche punto. Ringraziamo il direttore generale dell'SD Don Bosco Manduria, Cimino Antonio.
Manduria 0, Real Paradiso Brindisi 2, siamo qui con il tecnico della Real Paradiso, mister Marangio. Mister, una partita che insomma è stata difficile, no? Sulla carta qualcuno poteva pensare diversamente, ma la SD vi ha dato filo da torcere. Sicuramente, onore al merito al Manduria che veramente, soprattutto nel primo tempo, ci ha messo in grande difficoltà, un po' perché abbiamo perso lucidità noi, ma soprattutto per il grande carattere di questi ragazzi che chiaramente oggi si giocavano in casa molte delle chance di salvezza, per cui le difficoltà ce le ha create innanzitutto il Manduria. Poi siamo riusciti a sbloccare il risultato all'inizio del secondo tempo e sicuramente è stato l'episodio fondamentale della partita, abbiamo trovato un po' di continuità nel gioco, siamo riusciti, non giocando bene onestamente, a conquistare questi tre punti importanti, ma che sapevamo già difficilissimi sul campo del Manduria. Tra l'altro, mister, avete riscattato, no, la sconfitta a tratti anche clamorosa interna che avete subito contro il Talsano domenica scorsa, no? Sì, anche in quel caso c'è stato sia da parte nostra qualche ingenuità di troppo, ma anche una grossa determinazione del Talsano che ha sfruttato anche le occasioni che gli si sono presentate, ma in questa fase ormai tutte le partite sono difficili, chi per un obiettivo, chi per un altro ovviamente scende in campo col coltello fra i denti e da qui fino alla fine sarà difficilissimo contro tutti. C'è secondo lei il rischio di avere troppa pressione? Perché dopo il mercato invernale è chiaro che è cambiato completamente il destino del Paradiso Brindisi, una grande cavalcata, l'obiettivo minimo sono i playoff, no? Sì, ma soprattutto il fatto di dover rincorrere, di non potersi concedere passi falsi perché le altre davanti comunque fanno tutti i punti, non ci mette nelle condizioni psicologiche migliori, infatti abbiamo pagato un po' in settimana soprattutto, diciamo, la sconfitta, perché la squadra rispetto al solito era meno motivata. Questa vittoria diventa fondamentale anche per sbloccarci, al di là della pressione è proprio una questione legata alla classifica, perché siamo partiti molto in basso chiaramente, pur avendo un organico di buon livello, anche se esiguo in questa fase per infortuni, però chiaramente dover rincorrere è sempre difficoltoso. Ringraziamo il tecnico della Real Paradiso Brindisi, mister Marangio.